A questo punto potrebbe convenire a Marco di attenderlo proprio a vedere, perché discesa potrebbe comunque andare via da solo, mentre Julik sempre a tirare e anche Ulrich sempre lì davanti. Poi vedete anche 42 km alla conclusione, quindi un'ora oltre un'ora. È caduto. No, forse no. Non riusciva a mettersi, fortuna non si tratta di un incidente, non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare l'ammiraglia, farsi aiutare per un attimo, conoscendo la sfortuna che ha sempre perseguitato Paltani, avevamo paura che gli fosse successo. Saggia decisione. No, ma potrebbe anche darsi che nel cercare di mettersi la mantellina questa sia andata a impigliarsi nel freno. Posteriore. Allora ha preferito fermarsi, e tra l'altro Luigi Veneziano, meccanico della Mercatone 1, lo ha aiutato, perché dalle volte cosa succede? Quando sei in discesa cerchi di mettere l'impermeabile e col vento, con la velocità, va a incastrarsi nel freno posteriore, quindi c'è il rischio di caduta, quindi si è fermato e si è messo la mantellina e è ripartito. Ha qualche difficoltà nel tentativo di chiuderla. Ripetiamo, una discesa bagnata, una discesa lunga, una discesa difficile. Sono difficili i primi 8 chilometri, ecco il monumento ad Henri Degrange, l'ideatore, il fondatore del Tour, primo ad aver inventato e ad aver battuto il record dell'ora. Sono già passati 2 minuti dal passaggio di Marco Pantani e sono ancora in salita Bobby Julic, anche Piepoli vedete in seconda posizione, bravissimo pure lui. Anche di grande è con Ulrich, quindi già 2 minuti e 15 secondi. Allora Bobby Julic lo vedete in prima posizione, Piepoli in seconda, la maglia gialla in terza posizione. Può tentare di resistere, può cercare di limitare i danni, ma non è assolutamente in grado né di rispondere allo scatto né di lanciare a sua volta un'offensiva. Purtroppo non abbiamo il cronometraggio ufficiale, eccolo, no. Ecco qua sulla destra che finalmente appare, ripeto, il ritardo di Pantani è di 3 minuti e un secondo, allora è a 10 secondi dalla maglia gialla. Maglia gialla, adesso è entrato anche Rinero su Jimenez e Marco Pantani. Dicevo prima che il tratto più difficile della discesa sono i primi 8 chilometri, poi servirà sul Col de Lautaret, svolteranno a destra e dopo la discesa sarà molto più agevole, molto più facile. Tu non c'eri quando il Giro d'Italia ha affrontato questa salita, le Deux Alpes, che il Tour affronta per la prima volta, mentre al Giro erano già arrivati. Ecco, vedi i casi della vita. Nel 94 Marco partì sulla Colla dell'Agnello, in maglia rosa c'era Berzin, ci fu un grande Moreno argentina, intanto è caduto, ho paura che un corridore è andato dritto, mi sembra Bobby Julic. Vediamo, è ancora coperto dai fotografi, attenzione, niente, non riusciamo assolutamente a vedere di chi sia Bobby Julic. No, anche Bobby Julic forse è andato fuori strada e ha approfittato di questo forzato stop per indossare, ecco che va dritto, lo stesso, ecco, problema di Pantani, la regia, stesso problema, però niente di grave per fortuna, ha approfittato di questo stop non certo voluto per mettersi la mantellina. Il problema è perché il primo chilometro di discesa è quello più ripido, ha una pendenza del 12-13%, quindi i corridori non riescono a togliere le mani dal manubrio e mettersi la mantellina, anche perché il vento non ti permette di fare questa operazione, ed è arrivato poco prima della curva con la mantellina nelle mani, non è riuscito a frenare immediatamente ed è andato dritto. Fra l'altro, quando fa freddo non hai la stessa facilità, cominciano a far male le mani, far male le braccia. Vedete anche che LeBlanc cerca di mettersi la mantellina, però non riesce mai a trovare la seconda manica. Adesso c'è riuscito, LeBlanc è un po' staccato dal gruppo della maglia gialla. E siamo in diretta da 5 ore, valeva veramente la pena. È veramente una bella tappa. Una bellissima tappa, purtroppo, ripetiamo, avversata dal maltempo e per i tecnici non c'è niente da fare. Ringraziamo comunque di riuscire a intravedere, di capire, di sognare che questa tappa finisca come tutti noi italiani desideriamo. Speriamo. Adesso l'ammiraglia della Cofidis, vedete
i tre al comando, Rinero, Jiménez e Pantani. Adesso c'è Jiménez che sta tirando, Pantani in seconda posizione e fa bene, mentre a Rinero gli viene data la mantellina. E auguriamoci che non sia costretto anche lui a fermarsi per indossare questo indumento. Abbiamo visto Pantani alzarsi per mettersi la mantellina, parecchie difficoltà, non è che sul nostro monitor si veda bene, cerchiamo di interpretare, di capire, ci troviamo nelle vostre stesse condizioni. Giulio. E abbiamo visto la scritta e abbiamo capito dalla scritta che doveva essere inquadrato Babi Juric, il secondo in classifica generale, è uscito di strada, per fortuna niente di grave, era per mettersi la mantellina. Due primi e 49 secondi in ritardo del gruppo Ulrich. Penso proprio che Marco, se non capita qualcosa, indosserà la maglia della... Parlavamo prima, no? E nel 94 Marco attaccò sul colle dell'Agnello, Berzin, aiutato da Moreno Argentin, rientrò sul colle de Lottare e Marco non riuscì a portare a termine quell'attacco e quindi si dovette accontentare del secondo posto. Ecco, può darsi che questo stesso sede di tappa, le Desalpa, possa dargli una soddisfazione uguale immensa, o addirittura maggiore, cioè di indossare la maglia gialla. Anche perché ormai questa salita la conosce, l'ha già affrontata, sa benissimo con quali rapporti si deve affrontare. A proposito, abbiamo parlato questa mattina di questa perlustrazione che ha fatto la Mapei con Fabrizio Fabbri, con Di Grande, con Nardello e con Figueras. Come ha passato i giorni prima del Tour Pantani? È andato a visitare i percorsi? Intanto Pantani sta staccando Jiménez e Rinero, questo vuol dire che anche in discesa sta portando e sta andando molto forte. Pantani dopo il Giro d'Italia non ha più corso, sono state 5 settimane, le prime due ha tirato il fiato, anche perché era subissato di richieste, di premiazioni, lui naturalmente le ha evitate, ha spento il cellulare, si è rinchiuso nella sua Cesenatica, ha cercato soprattutto di scaricare la tensione, le emozioni del Giro d'Italia. Poi ha cominciato ad allenarsi, ha richiamato vicino a sé gli altri romagnoli che fanno parte della Mercatone 1, Fontanelli, Conti, Siboni, Dall'Oglio, e poi anche sono andati anche due o tre compagni di squadra, si sono allenati, hanno fatto degli allenamenti durissimi, 200-220 chilometri nelle colline romagnole, e si è presentato alla partenza di Dublino non in ottime condizioni, cioè non aveva la brillantezza, l'agilità per poi fare un buon prologo. Difatti nel prologo è riuscito a battere 10 corridori, è arrivato 179esimo. Però... E subito tutti i gesti è andato meglio del previsto. Esatto. E anche lui, già dopo il responso del cronoprologo, ha detto sono andato meglio del previsto. Tre uomini al comando, mentre eccoci qui con i resti del gruppo Jalabert, che passa a 8 primi e 42 secondi. Crollo di Jalabert, 8 primi 47 secondi. Minisport. Si sente quando è estate. Torniamo in cronaca diretta. Questa mattina era considerato tra i grandi favoriti, il suo ritardo 3 primi e un secondo, anche la sua condotta di gara all'inizio della tappa faceva pensare che Laurent Jalabert fosse intenzionato oggi a sferrare un grande attacco. Invece, dopo qualche scatto sulla prima salita, il crollo, un crollo verticale. Al Galibier il ritardo di Jalabert di 9 minuti circa. Quindi la prevista crisi di Jalabert è arrivata. Questo ragazzo che evidentemente, come giustamente hai detto, deve avere dei grossi problemi di recupero. Grande nelle corse di un giorno, grande, era grande in volata, grande a cronometro, però nelle corse delle grandi corse a tappe ha ancora molto da imparare. Stiamo per arrivare al passo del Lottare, quindi sta per concludersi la discesa del Galibier, poi si svolterà a destra e comincerà la lunga discesa verso le Desalpes, ultimi 10 chilometri in salita. Ecco, questi 20 chilometri sono in discesa, però è una discesa dove bisogna pedalare. Leblanc in difficoltà, si è fatto prendere dal freddo, secondo me non pedala più, e questo è peggio perché proprio mentre... No, è stato...